Un evento a quattro zampe, anzi a sei, compresi i proprietari. Sono 2.195 i cani iscritti per circa 370 razze provenienti da tutta Italia e dall'estero. Al Pala di Martin di Montesilvano torna l'Abruzzo Winner 2024, l'esposizione canina internazionale più attesa dell'anno, organizzata dall'ente Cinofilia Italiana di Pescara, Chieti e Teramo con il comune di Montesilvano. Più di 5.000 le persone coinvolte, tra accompagnatori, giudici, curiosi, appassionati. La manifestazione prevede esposizioni, sfilate, raduni, gare e premiazioni, spiega Alfonso Montefusco. Ci sono raduni di razza specifici, nella fattispecie questo weekend abbiamo Bassotti, Ciao Ciao, le razze Retriever con una grande prevalenza di Labrador e Gold Retriever, e in tutte e tre le giornate abbiamo diverse manifestazioni. Sabato l'internazionale, domenica l'internazionale. Ogni giorno viene proclamato il miglior soggetto assoluto di tutti quelli che sono intervenuti. Quindi c'è un vero e proprio spettacolo culturale dedicato al pubblico che può conoscere le razze canine e incontrare allevatori professionisti. Si possono incontrare razze rarissime come il Chinese Crest Dog, vedere e toccare il pelo di barboni, barboni in grande mole, toelettati alla continentale. Ci sono bassotti di colorazioni particolari come la colorazione Merle cioccolato. E poi abbiamo tutti quanti piccoli spitz. Ci sono cani come il Siberian Husky e l'Alaskan Malamute per vedere proprio le differenze di razza. Diversi cani da compagnia, sempre molto ben rappresentati maltesi, razza italiana come il bolognesi. E poi ci sono ovviamente tutte quante le razze, quelle che sono molto più note come quelle appartenenti al secondo raggruppamento, come il Doberman, il Rottweiler e ovviamente anche i cani da seguito all'attività venatoria. È una manifestazione che valuta il cane dal punto di vista dello standard di razza, che non è soltanto qualcosa di estetico, ma si tratta di bellezza morfofunzionale. Un evento in grado di attrarre diversi visitatori, dice Adriano Tocco, consigliere delegato al Pala di Martin. Che porta anche presenze turistiche, infatti le ricadute sono importanti perché comunque ci sono accompagnatori, espositori, standisti, ma anche visitatori a questa bella iniziativa e anche dei percorsi particolari. Pala di Martin si anche sede ideale per fare eventi. Questo è uno dei primi eventi che apre la stagione congressuale fieristica a Montesilvano. La parte clou è il mondiale di scacchi che ci saranno a novembre. Ci saranno oltre 2.000 piccoli scacchisti venuti da tutto il mondo, da oltre 60 paesi. Intanto va avanti questa iniziativa, Roberto Bonfante, gruppo Cinofilo Chieti. Siamo diventati un appuntamento importante per la cinofilia italiana, vengono esposti tutte le razze canine riconosciute dall'ENCI e dalla FCI. E sono 3 giorni di manifestazione,